Ciao a tutti, benvenuti su Meet Science, dove incontriamo la scienza e gli scienziati che la fanno. Noi andiamo in diretta su YouTube tutti i lunedì e mercoledì dalle 9 circa e intervistiamo diversi scienziati. Per seguire le nostre attività abbiamo anche il canale Telegram @scienza, oppure potete seguirci su Instagram, Facebook o Twitter. Stasera abbiamo come ospite Pier Francesco Ticali, per gli amici Pier, come dice lui, che è un dottorando scienze de chimiche ambientali, giusto? In Corretto. chimica, sì, laureato in chimica ambientale e dottorando in scienze chimiche dei materiali. Ah, Però, ok. figurati, non è un problema. Benvenuto intanto. E con Grazie mille. lui stasera parleremo di un argomento abbastanza scottante e di attualità, che sono i gas serra, e vedremo quali sono e come vengono prodotti, quali sono le attività umane che li producono maggiormente ed eventualmente anche quali sono le strategie per ridurli, insomma. Quindi benvenuto Pier, e possiamo iniziare con una tua introduzione, parlaci magari del tuo percorso e di cosa fai di bello ad oggi. Volentieri. Allora, innanzitutto faccio una piccola precisazione, ma guarda, proprio stupida, nel senso il mio cognome è Ticali, ma mi dimentico sempre di dirlo alle persone, ma ovviamente nessun problema, ci sono abituato, quindi tranquillissimi. No, a parte questo, giusto per rompere un po' il ghiaccio. Allora, io sono laureato in chimica, laureato in chimica, laurea magistrale in chimica dell'ambiente, la triennale è fatta giù a Potenza perché sono di Taranto e poi sono emigrato al nord come molti miei amici e conoscenti per appunto continuare gli studi in chimica dell'ambiente, anche perché apro giusto una piccola parentesi per fare una sorta di sponsor all'università, perché comunque sia l'Università di Torino è l'unica, forse sì, l'unica, o meglio la prima ad avere un corso di laurea in chimica dell'ambiente. E se non erro adesso, da qualche anno si è aperto anche a Perugia un corso di laurea molto simile. E poi non so se la situazione è cambiata negli ultimi anni, quindi all'epoca quando mi sono iscritto io era praticamente il primo anno di chimica dell'ambiente a Perugia e quindi ho voluto evitare, per cui sono andato a Torino anche perché per continuare, insomma, perché comunque sono più esperti, hanno più esperienza alle spalle per più anni di corso, ecco. E poi dopo la magistrale mi sono stato arruolato dall'università come dottorando, quindi in scienze chimiche dei materiali. In realtà mi occupo di qualcosa che diciamo è un po' borderline, nel senso che comunque sia sono un chimico fisico, quindi dalla chimica ambientale che più chimica analitica sono passato al lato chimico fisico, che è comunque un ambito che mi è sempre piaciuto anche a tesi triennale su questi argomenti, infatti. Su chimica fisica e in particolare sono uno spettroscopista, quindi mi occupo di caratterizzazione di materiali, spettroscopia infrarossa e ho altri di prima, principalmente infrarossa. E quindi questo è quanto per quanto riguarda il mio background accademico, ecco. E quindi c'è cioè, tipo tu lavori in laboratorio. Sì, sono in laboratorio principalmente, lavoro con spettrofotometri, sono praticamente sempre lì, ultimamente in ufficio perché sono l'ultimo anno e quindi sto praticamente scrivendo la tesi negli ultimi mesi, ecco. In cosa consiste analizzare un materiale dal punto con lo spettroscopio? Ma se si può in breve, giusto per far capire che Allora, fai con questo sì, strumento. certo. Allora, per farla molto semplice, tutti sappiamo che la materia interagisce con la luce, quindi possiamo avere, lo vediamo tutti i giorni con la luce visibile, perché comunque, per esempio, la frutta, la verdura hanno questi colori belli vistosi perché ci sono delle molecole all'interno che interagiscono con la radiazione elettromagnetica, quindi in parte assorbono della radiazione, in parte quindi la riemettono o la riflettono, e quindi vediamo vari colori di questi, insomma, di tutti gli alimenti che mangiamo. Nel mio caso, invece, io mi occupo di una parte dello spettro della radiazione elettromagnetica, che è quello dell'infrarosso, quindi si trova sotto il rosso, il colore rosso,
quindi parlo di lunghezze d'onda, perché mastico un po' di fisica, sa che la luce si muove come un'onda, ecco, mi trovo nella zona di lunghezza d'onda maggiore, quindi mi trovo sotto il rosso, e quindi mi occupo di una radiazione che in realtà nessuno vede. Però la cosa interessantissima è che le molecole interagiscono con la radiazione infrarossa vibrando. Andando giù con la radiazione, per esempio, ci sono anche le microonde, in quel caso questa radiazione fa ruotare le molecole. Quindi se vogliamo vedere qualcosa partendo dallo zero assoluto, quindi se diamo un po' di radiazione, per esempio la radiazione a microonde, le molecole iniziano a ruotare, poi vibrano, e quindi la radiazione infrarossa, e poi iniziano ad avere quelle che vengono definite transizioni elettroniche, che danno appunto i vari colori degli alimenti, di altre sostanze che appunto ci circondano. Quindi mi occupo di radiazione infrarossa perché mi occupo di studiare materiali utilizzando la radiazione infrarossa come occhio, vediamola in questa maniera. Mentre al contempo utilizzo delle molecole che vengono legate dalla superficie di specifici materiali, per esempio utilizzo molto il monossido di carbonio che serve per legare alcuni metalli, e quindi in base a come si lega e a dove si lega, quindi in base al sito, la vibrazione del legame tra carbonio e ossigeno cambia. In questo caso, quindi utilizzando la radiazione infrarossa, io vedo che la radiazione viene assorbita, però viene assorbita a frequenze e quindi energie differenti a seconda di come si lega al sito. In questa maniera quindi possiamo fare delle analisi anche abbastanza approfondite e avanzate per capire, per esempio, se il materiale butto lì, se il materiale presenta un elemento chimico cioè allo stato metallico, per esempio, se parliamo di metalli, oppure se per esempio questo metallo è ossidato, quindi la butto lì, se abbiamo a che fare con del ferro metallico oppure per esempio con della ruggine, io posso capirlo facendo queste misure. Ovviamente questo è qualcosa che non faccio perché è talmente semplice, Certo. In però ecco, giusto per dare un'idea a chi non base alla mastica. risposta che il materiale ti dà a livello di radiazioni o di interazioni con le molecole con cui tu lo coniughi, tu ottieni informazioni sul tipo di materiale o sullo stato, più o Sì, meno. esatto, sì. E che tipo di materiali studi? Allora, attualmente io mi occupo di materiali metallici. Come ho già detto, quindi principalmente più che metallici, diciamo degli ossidi metalli. Mi occupo di studiare questi ossidi in combinazione con altri materiali molto complicati, in realtà, dal punto di vista della struttura, perché sono zeoliti, qualcuno di voi forse ha sentito parlare perché sono molto comuni, e sono delle gabbie praticamente composte da silicio, cioè a base di silicio, ma possono contenere elementi come alluminio, anche fosforo, boro e così via. E in questo caso l'obiettivo del mio dottorato è quello di studiare dei materiali, catturare la CO2, trasformarla in altre molecole, per esempio come il metanolo, e poi convertire il metanolo. Che da questo punto di vista può sembrare una cosa, diciamo, oddio, sto facendo qualcosa di inquinante, in realtà lo facciamo non solo per catturare la CO2, quindi per capire se i processi industriali che bruciano combustibili fossili, quindi producono CO2, e quindi se possiamo recuperare questa CO2 evitare che finisca in atmosfera, ma si punta ad idrocarburi oppure per esempio ad altre molecole intermedie, il metanolo di cui parlavo, ma potrebbero essere altre, per capire se, cioè per creare delle sostanze che siano più stabili e meno problematiche della CO2. La CO2, essendo un gas, se devo per esempio stoccarla, devo metterla sotto pressione. Utilizzo per esempio una sostanza come il metanolo, che è liquido, saper creare quindi delle soluzioni e quindi posso avere dei volumi molto più piccoli, concentrare una quantità maggiore di sostanze. E poi ovviamente, per esempio, se parliamo di idrocarburi, non è tanto il creare il combustibile in sé, che potrebbe avere delle applicazioni, ma più che altro perché, per esempio, se prendo una molecola come il propano a tre atomi di carbonio, io riesco a stoccare in una molecola tre molecole di CO2 facendo questo ragionamento. Quindi significa che vado a ridurre notevolmente la quantità di volume innanzitutto, ma soprattutto anche, per esempio, di CO2 che viene, cioè vado a ridurre la quantità di CO2 che emetto in atmosfera.
E quindi sempre tesi o comunque la tesi o un progetto volto al miglioramento o comunque a non sprecare o comunque miglioramento cioè con un occhio all'ambiente, insomma, Oh ecco. sì, da quel punto di vista sì, ormai potrei dire quasi con certezza che ogni progetto universitario ha questo, ha come obiettivo quello di produrre qualcosa che sia green, che sia sostenibile, ecco, che abbia applicazioni nel campo ambientale. E può essere, cioè, riguarda quasi il settore, anche il settore di cui si parla, cioè, si è parlato in questi giorni per il premio Nobel per la chimica, la clean chemistry, essa in sé è molto correlata all'ambiente perché breve, si vogliono creare delle reazioni che avvengono in un click, tra virgolette, quindi molto, molto velocemente, ma hanno come obiettivo quello di avvenire in acqua. E l'acqua è uno dei solventi più E anche green. senza usare il rame, mi sembra che. In questo caso sì, attualmente sì, per il premio Nobel appunto le prime reazioni erano a base di rame, però in realtà anche il rame se viene riciclato alla fine, E fatto ambientale. a proposito di impatto ambientale, veniamo all'argomento di questa live. Allora, che sono i gas serra? Allora, intanto tutti sentiamo parlare gas serra, gas serra, gas serra, ma secondo me, a parte forse i più comuni, le persone non sanno quali sono. E quindi se ci puoi dire, diciamo, i principali. Interessano Allora, questa è una bella di più domanda. legati all'attività umana, insomma. Certo. In realtà potrei dire che la maggior parte è collegata all'attività umana, ma in realtà al contempo è collegata anche all'ambiente, perché alla fine ogni molecola che emettiamo, alla fine, noi non facciamo altro come specie umana, molto spesso non facciamo che accelerare alcune reazioni, per esempio alcune reazioni che portano alla produzione appunto di CO2. Normalmente nel pianeta, se non ci fosse, l'uomo, magari quella reazione che porta per esempio alla produzione di CO2, come per esempio la respirazione, avviene con un ritmo molto lento. Nel caso dell'uomo purtroppo ha accelerato un po' il tutto, ma questo da un certo punto di vista è stato un bene, da un altro punto di vista ovviamente è stato un male. Allora, per i gas serra diciamo che l'argomento è molto vicino al preambolo che vi ho fatto da questo punto di vista, anche coincidenza perché parliamo anche qui di radiazione infrarossa. Perché alla fine l'effetto serra funziona con la radiazione infrarossa. E non è stata costruita questa cosa, nel senso, effettivamente è una cosa molto, è molto importante capire appunto quale sia il fenomeno alla base dell'effetto serra. E quindi magari dico un po' come stanno le cose dal punto di vista scientifico, nel senso che sappiamo tutti che il Sole ci manda radiazione sul pianeta per senza l'atmosfera sappiamo anche che il nostro pianeta sarebbe praticamente freddissimo e ne abbiamo prove perché ci sono satelliti e altri pianeti, anche del Sistema Solare, che hanno delle temperature bassissime. Si prende Marte che ha un'atmosfera talmente sottile da essere praticamente inefficiente, le temperature sono drasticamente sotto lo zero. Quindi senza l'atmosfera già da questo punto di vista dobbiamo sapere che il nostro pianeta sarebbe freddissimo. In realtà serra che compongono l'atmosfera attuale, ma in realtà anche la primordiale, sono stati necessari per raggiungere delle temperature che hanno permesso alla vita di svilupparsi. Quando si è creato il pianeta, i gas erano diversi perché la composizione era tale perché mancava, per esempio, l'ossigeno. C'era un'atmosfera riducente, viene così definita, perché era composta principalmente da idrogeno, da ammoniaca, tantissima ammoniaca, e poi c'erano anche acidi vari, c'era l'acido solfidrico, l'acido che ha di nuova marce, e così via. Poi c'è stato qualcosa che ha portato la vita, quindi adesso so capire cosa è ancora oggetto di studio, la vita si è formata, e poi c'è stato qualcos'altro che ha portato a una mutazione di alcune cellule algali primordiali che hanno iniziato a fare la fotosintesi clorofilliana. E da lì quindi si è iniziato a prendere un prodotto che prima era praticamente uno scarto ed era tossico, ovvero l'ossigeno, che a mano ha iniziato a ossidare tutto il pianeta fino a poi ad accumularsi e a darci atmosfera attuale, ha permesso di creare
sottozona di stratosfera ci ha permesso di avere più ossigeno, quindi permetterci di permettere alla vita poi di respirare e come intendiamo oggi praticamente. E poi tutta una serie di trasformazioni che hanno poi portato a quella che viene definita oggi come atmosfera quaternaria, in alcuni testi, un'atmosfera di ultimo livello, che è composta appunto da 78% di azoto, il 20% di ossigeno. Tra questi gas ci sono anche i gas serra, che ripeto, sono importanti per il nostro pianeta, ci devono essere. Il problema è che questi fino a prima dell'attività umana erano in qualche modo in equilibrio, avevano degli equilibri, cioè il pianeta aveva una sua omeostasi, parlando appunto in termini biologici, cioè riusciva a regolarsi e a quindi a dire ok, emetto tanto, mi prendo tanto. Adesso invece non è più così perché l'uomo ha un po' rotto questo ciclo e quindi ha iniziato, per esempio, ad apportare più CO2 in atmosfera. E fino a quando si parlava del fuoco creato dall'uomo primitivo, scoperto dall'uomo primitivo, andava bene. Adesso però dobbiamo comunque sostenere una popolazione mondiale di quasi 8 miliardi di persone. Se continuassimo così diventerebbe praticamente deleteria sotto ogni punto di vista. Perché questo? Perché in realtà ecco, CO2 è solo una delle tante molecole. In realtà ci sono anche altre molecole come il metano, anche il protossido di azoto, ossigeno, se lo vediamo nomenclatura, ma ci sono anche altre molecole come l'ozono, e qui l'ozono ha una doppia faccia, e magari dico qualcosina rapidamente, e anche per esempio i clorofluorocarboni. Questi Sì. sono esatto, sono queste le principali molecole. Poi ce ne sono altre molecole minoritarie, in realtà per esempio c'è l'acqua, e io ma anche altri scienziati, insomma, raggruppano nella categoria dei gas serra minoritari, ma non tanto perché in termini di quantità, quanto dal punto di vista dell'effetto sul pianeta. L'acqua è un gas serra e questo non nessuno mette in dubbio, però ha un ciclo di vita talmente rapido che praticamente influisce pochissimo all'effetto serra. E, per esempio, una molecola d'acqua che mettiamo in atmosfera e dopo circa 11 giorni, se non erro, ritorna quindi sotto forma Ritorna di. stato liquido, Esatto, ok, quindi. torna praticamente nel ciclo. Alla fine, quindi 11 giorni, se guardiamo in tempo, cioè magari aumenta la temperatura in quel frangente piccolissimo, ma in realtà non è quello il grosso problema. Il problema sono appunto quelle molecole che il pianeta non riesce più a prendere e a riportare al stato precedente, per esempio appunto la CO2. Ma questo perché, per esempio, la CO2 ha un'energia talmente bassa che è difficile, perché sì, uso dei termini un po' troppo specifici forse. Quando una molecola ha energia molto bassa è molto stabile, quindi è difficile smuoverla. Se vogliamo trasformarla, bisogna portarla su in energia. Purtroppo questa energia che dobbiamo fornire alla CO2 è troppo alta, il pianeta non ce la fa. Per questo quindi chi fa il lavoro, non il mio, ma insomma, chi è dietro le quinte, che mi fornisce i materiali per fare queste misure, per esempio, alla fine cerca di trovare un materiale che possa fornire, che possa quindi agire nella maniera più semplice possibile. Quindi la CO2 ha questo problema qui. Il metano ce l'ha anche lui, però ecco, è più potente della CO2. Il metano è 25 volte più potente della CO2 su un arco di tempo di 100 anni, mentre sull'arco di tempo di 25 anni sono ero di 80 volte superiore alla CO2. Questo perché il metano dopo 11 anni, se non erro, quindi insomma dopo pochi anni torna, voglio, viene trasformato e la sua quantità si riduce in atmosfera. Quindi in realtà se partissimo da una concentrazione X e poi nel tempo vedremo che questa scenderebbe drasticamente. E poi c'è il protossido di azoto, anch'esso molto importante perché è 300 volte più potente della CO2. Però, anzi, direi per fortuna, la sua concentrazione è ancora molto bassa, seppur l'attività umana sta portando all'aumento della sua concentrazione. E poi, quando c'è l'ozono e i clorofluorocarburi, l'ozono non ricordo quante volte più potente sia della CO2, ma in realtà anche lui è molto
Ecco, l'ozono è molto instabile. L'ozono si trova dalla parte opposta della CO2, quindi ha l'energia molto alta, per cui basta davvero poco per reagire con praticamente qualsiasi cosa. I CFC, invece, sono i clorofluorocarburi, e quelli si possono essere anche migliaia di volte più potenti della CO2. Però, ecco, di questi abbiamo già messo in moto dei regolamenti, come per esempio il protocollo di Montreal, che porti alla sua riduzione. In realtà alcuni di essi sono ancora in gioco, diciamo, nel mercato, però verranno banditi, non erro, proprio nel 2030. Però Mi ecco, leggevo loro. che sono forse presenti ancora negli anestetici, qualcosa del genere, può essere. Allora, non ricordo bene, forse ci sono gli idrofluorocarburi, Sì, fatto, sì. perché l'idrocloro. Non ricordo se sono idrocloro oppure solamente idrofluoro, sinceramente non mi ricordo. Comunque, per esempio, quelli che utilizziamo oggi come refrigeranti sono idrofluorocarburi, Ok. quindi sono meno potenti, e alcuni di questi verranno banditi appunto leggermente dopo rispetto ad alcuni clorofluorocarburi. Però almeno, ecco, da questo punto di vista l'uomo ha capito che stiamo agendo male e quindi la popolazione mondiale si è accordata anche per il loro Forse utilizzo. ha anche agito sulla cosa più semplice per prima, però, Sì. Diciamo, forse era la cosa più semplice, meno male, meglio di niente, però. Ma quindi, Sicuramente. parlavi prima dell'acqua, scusa se ti interrompo, Sì, cioè, certo. quando torna allo stato liquido non è, cioè, nel senso, non è più definito gas serra, nel senso, torna allo stato liquido e non dovrebbe più creare surriscaldamento o problemi. Quindi anche per gli altri varrebbe la stessa cosa? Cioè, se li fai tornare come funziona, cioè, come devono tornare a uno stato più liquido sulla Terra per. Allora, nel senso, non basta semplicemente trasformarli. La cosa importante è il tempo con cui rimangono, per esempio, in atmosfera. Ok. Vediamolo in questa maniera. L'acqua, appunto, è un ciclo molto rapido. La CO2 è molto lenta, se non erro, di qualche secolo. E poi ovviamente il metano, come dicevo, dura 11 anni, poi viene smaltito in altre maniere. Non sto qui a tediarvi con la chimica atmosferica, però ecco, appunto, il problema è proprio questo, infatti la velocità con cui rimango in atmosfera, quindi l'accumulo, parliamo magari in questa maniera che forse è più semplice, quindi la quantità con cui sono presenti in atmosfera. E su questo non ci piove. La CO2 che abbiamo iniziato a mettere in quantità, diciamo, oltre i limiti, vediamolo in questa maniera, con i limiti che definiamo quelli preindustriali. Ad oggi quindi stiamo mettendo talmente tanta CO2 che abbiamo superato quei limiti e anche se ci fermassimo adesso, questo ci impiegherebbe secoli per ritornare ai livelli originari, ovvero i livelli preindustriali. E questo è noto, ci sono anche carotaggi del ghiaccio che ci hanno dimostrato che la CO2 è più alta rispetto, per esempio, a migliaia di anni fa. Per esempio, se non erro, adesso siamo a livelli di qualche milione di anni fa, quando la temperatura comunque era più alta e c'era più CO2 per motivi che magari adesso ignoriamo. Però ecco, poi è stata riassorbita dal pianeta, adesso invece noi la stiamo rimettendo. Stupendo. Ti leggo un paio di domande, ah, Sì. sì, magari poi ci arriviamo dopo. Allora, cioè, chiedono se potrebbe esistere una sorta di sistema tampone per ridurre i gas serra. Non so, magari qualcosa che la, non lo so. Allora, per quello in realtà è ecco, questa in realtà è qualcosa su cui si sta lavorando, nel senso, ad oggi ci sono dei mezzi per evitare che la CO2 finisca in atmosfera, per esempio facendola passare attraverso delle soluzioni basiche, perché la CO2 è acida, quindi reagisce con delle basi, quindi viene bloccata, e quindi si potrebbe usare questo. Il problema è che i costi sono altissimi e molto spesso i sistemi sono poco efficienti. Ad oggi purtroppo non riusciamo ancora a trasformare la CO2 in una sostanza come per esempio il metanolo, come idrocarburi, con un'efficienza che ci permetta di dire, beh, ho sprecato poca energia. In realtà oggi noi sprechiamo tantissima energia e questo è un argomento che poi si collega ad altri
punti importanti che sono, per esempio, il dover utilizzare delle fonti rinnovabili o sostenibili, se vogliamo quindi includere anche il nucleare come fonte a zero emissioni. Se poi invece dobbiamo fare questi sistemi che lavorano bruciando gas, è ovvio che c'è qualcosa che non va. A meno che qualcuno dice, ok, parliamo dei cosiddetti sistemi carbon capture and storage, quelli che appunto prendono la CO2 e la pompano sottosuolo. Il problema è che anche questo non si sa ancora molto, nel senso non sappiamo quanto possono essere sicuri sul lungo termine, perché non sappiamo quali problemi possano creare a livello geologico, non so se il termine è giusto, però ecco, magari alcuni hanno paura che potrebbero provocare dei terremoti, altri per esempio potrebbero dire se ci dovesse essere una perdita, emetterebbero quantità enormi di CO2, perché poi noi guardiamo sempre l'aspetto globale, ma non dimentichiamo che comunque sia un gas, quando viene emesso, non è che subito si disperde su tutto il pianeta, ha bisogno del tempo, c'è bisogno che i venti portino quindi alla diluizione del gas. Quando diciamo che la temperatura sta aumentando di 1,5 gradi, o comunque sia aumentata di 1 grado o 2, se non erro, ad oggi, è perché la vediamo su scala globale, ma localmente ci potrebbe essere un aumento spropositato di CO2. Vi faccio l'esempio, magari più grande, parecchio più grande di me, sa per esempio dell'incidente di Bhopal che c'è stato in India. In quel caso, quando ci fu l'incidente, si ebbe un aumento di temperatura, se non erro, di oltre 10 gradi, potrei sbagliarmi, ma comunque una temperatura altissima, perché ci fu una reazione chimica che portò all'emissione di tantissima CO2, oltre all'isocianato che ha creato quindi una serie di morti, ma poi convertito in CO2 ha provocato praticamente un effetto serra potentissimo localmente. E quindi in questo caso ha creato praticamente un mini effetto serra su scala. Quindi questo non dobbiamo dimenticarlo. Quindi se dovesse liberarsi sarebbe davvero un problema. Quindi la soluzione sarebbe, cioè quella che stiamo cercando di attuare, ossia proprio ridurne la produzione. Immagino. Sì, se vogliamo continuare a utilizzare combustibili fossili, dobbiamo trovare una situazione, un mezzo del genere. Altrimenti non c'è e non possiamo aspettare che si trovi. In realtà è l'utilizzo per produrre energia, quindi puntare a fonti energetiche a zero emissioni come rinnovabile nucleare. E poi, per esempio, vedere un po', ok, siccome un po' di gas dobbiamo continuare a utilizzare perché ci servirà per altre piccole situazioni in cui non possiamo utilizzare le rinnovabili, perché mi trovo, per esempio, sulla cima della montagna e non so come alimentare la mia piccola casetta, allora in quel caso ci servirebbe comunque un po' di combustibili fossili, ma dobbiamo avere i metodi per rimuovere la CO2. E poi dobbiamo creare i cosiddetti mega aspirapolveri, che in realtà non fanno altro che aspirare la CO2 dall'atmosfera, i cosiddetti DAC, Direct Air Capture, hanno il compito di prendere la CO2 e aspirarla dall'atmosfera, quindi filtrano l'aria. Ma questo è un bisogno di energia. Certo. E invece tipo mi chiedono il protossido d'azoto, partiamo da quello magari da dove deriva il reale. Sì, il protossido d'azoto molti forse lo conoscono perché chi ha visto Fast and Furious, sì, viene chiamato NOS, è utilizzato per esempio ad oggi come additivo, no, come additivo, ma non so il termine giusto, però insomma è una sostanza che viene aggiunta nel caso degli stuntmen e quindi altre sostanze del genere per alimentare la combustione, per renderla più potente. Non è quella la principale fonte, per dirvi appunto dove viene utilizzato. Per esempio, lo utilizziamo anche come gas esilarante e anche come anestetico. Però se fosse solo quello, il problema non si porrebbe. Il problema è che c'è l'agricoltura. L'agricoltura, come tutti sappiamo, le piante hanno bisogno di azoto per crescere e noi aggiungiamo i fertilizzanti che sono appunto a base di azoto, e aggiungiamo azoto al terreno per renderlo più fertile, specialmente qualche anno a questa parte, diciamo decenni a questa parte, quando la popolazione è cresciuta a tal punto che la produzione deve appunto star dietro alla domanda e quindi l'offerta deve salire, per cui la propria coltura è passata ad essere coltura intensiva, che ha portato quindi all'aumento di fertilizzanti. I fertilizzanti a base di azoto quindi finiscono nel terreno, ci sono i batteri che
trasformano l'azoto, lo rendono più appetibile per le piante, diciamo così, però ecco, i batteri non sono efficienti al 100%. Una piccola parte di azoto non viene trasformata per esempio in ammoniaca, quindi ion ammonio, che è quello che viene preso dalla pianta, ma si trasforma in N2O, che è il protossido di azoto, che è il gassoso e finisce in atmosfera. Vai oggi, va domani, ovviamente la quantità aumenta. Per esempio, una delle principali fonti, sì, il settore agricolo, come ho detto, ma in realtà, per esempio, le risaie sono un problema, perché le risaie hanno quello stato di acqua che non permette all'ossigeno di arrivare in profondità. Se non c'è ossigeno, l'azoto viene, reagisce, quindi avendo poco ossigeno a disposizione. Quindi, per esempio, se invece di trasformarsi in alcune molecole più stabili, quindi per esempio come i nitrati, che è azoto attaccato con tre atomi di ossigeno, avendone poco, per esempio si produce molto N2O. La sto semplificando molto per renderlo più semplice da capire. Quindi, essendoci poco ossigeno, si producono queste sostanze anche ad opera di batteri che fanno quello per mestiere, cioè per vivere. Producono sostanze ridotte, vengono definite così in ambito chimico, come l'ammoniaca, ma in realtà una piccola parte finisce e diventa N2O. E quindi risaie. Poi ci sono per esempio i sistemi di trattamento dei reflui, i rifiuti, tutto ciò che porta ad avere un ambiente in cui può mancare l'ossigeno, no? Quindi basterebbe quello strato insomma, una massa, come per esempio quella dei rifiuti, o come per esempio anche lo stesso letame, in fondo, dove manca l'ossigeno, lì ci possono essere reazioni che possono portare all'N2O. Ma principalmente al 75% è il settore agricolo che produce N2O. Per il resto sono tutti pezzi di 5% più o meno, che contribuiscono poi alla totalità. E comunque, cioè, alla fine, questo per quanto riguarda. Penso sia uno degli alimenti più diffusi nell'est del mondo, Asia, forse anche India, sì. Ovviamente anche territori densamente popolati, la Cina, eccetera, quindi immagino quanto sì. Possa essere impattante come cultura. Sì, esatto. Quindi le culture che richiedono acqua sono quelle che impattano di più. Sì, da questo punto di vista sì, ci sono che hanno sì, in realtà anche le paludi sono fonti di N2O. Il problema è che fin quando sono naturali, quindi c'è un equilibrio in gioco, il problema non si pone. Ecco, da un certo punto di vista, magari se si dovesse bonificare una piccola area, perché è una zona paludosa, in realtà sarebbe un vantaggio ambientale. Vedere poi cosa si fa di quell'area. Se distruggo la biodiversità, è ovvio che ho un impatto, tutto ciò che facciamo ha un impatto, anche la stessa natura ha un suo impatto ambientale, però dipende dal peso di questo. Sì, che puoi anche dire appunto si va verso un'alimentazione vegetale, però insomma anche l'agricoltura impatta. Sì, esatto, e tornando sempre al discorso riso, le risaie non sono l'unico, non producono solo N2O, che in realtà viene favorito proprio dal fertilizzante, viene utilizzato in acqua per favorire il riso. Le risaie, così come anche le paludi, sono fonte di metano, perché per lo stesso motivo, non guardiamo l'azoto, se guardiamo il carbonio, ci sono dei processi dove i microrganismi producono metano, e qui sono tantissimi, li conosciamo, ci sono anche nell'oceano. E il riso, per esempio, non so se qualcuno di voi lo sa, ma il riso ha uno stelo cavo. Lo stelo del riso è cavo perché deve passare proprio il metano, deve uscire dal riso, altrimenti la pianta scoppia, perché avviene nella parte bassa della pianta, quindi o parte a razzo la piantina di riso, oppure appunto questo trova uno sfogo. Infatti molto spesso si può notare, magari forse non è molto, molto visibile, però ecco, forse nelle paludi o anche nei cartoni animati spesso viene fatto vedere le paludi, il fatto che ribolla la palude, no? Si formano quelle bolle, esatto. È dovuto al fatto che c'è qualcosa di naturale noto, nel senso si formano dei gas, la biologia lo saprà meglio di me, che sono appunto prodotto dal metabolismo microbico in condizioni anaerobiche, cioè in assenza di ossigeno, e quindi si sviluppa metano che finisce in atmosfera. Quindi in realtà l'agricoltura ci sta portando anche dei lati negativi, cioè è vero che dobbiamo portare anche un'alimentazione che è più vegetale possibile, per esempio,
Però bisogna considerare anche ciò che ne faremo del nostro pianeta, cioè non dobbiamo aumentare drasticamente la quantità di terre arate o dobbiamo aumentare, cioè la produzione non deve crescere a dismisura, perché altrimenti poi ci sarebbe il lato opposto della medaglia, che è appunto l'emissione di gas serra. Potrebbe essere una soluzione. Soluzione è innanzitutto c'è chi, allora, quando si parla anche sui social c'è l'opzione che dice. Come, scusami? Ecco, Un equilibrio alimentare. sì, da quel punto di vista sì, c'è cioè, chi più drastico di me dice tagliamo, non facciamo, non ci riproduciamo più, ma questo purtroppo è qualcosa che qualcuno ci ha già pensato, anche in maniera molto, diciamo, da dimenticare, in realtà, nel senso, però ecco, non dobbiamo, ci siamo tanti, questo è poco ma sicuro, e sicuramente si arriverà il punto in cui la popolazione non potrà crescere all'infinito. E questo perché anche il nostro pianeta ha dei limiti. Allora, da questo punto di vista, sicuramente dobbiamo limitare il consumo di carne perché gli allevamenti richiedono tantissimo, tantissimo suolo. Dipende anche dal tipo di allevamento. Ovviamente, da un certo punto di vista, forse della salute animale, molti dicono allevamento intensivo non lo voglio, però è quello che occupa meno suolo. Se poi andiamo, per esempio, sull'allevamento estensivo, questo mi occupa tantissimo suolo. E quindi non va bene, perché tantissimo suolo significa che dopo mettere le mie vacche a pascolare, dove già, per esempio, i pascoli hanno in generale una produzione molto bassa, perché si producono appunto nelle praterie, nella steppa, ci sono solo erba e qualche arbusto, non vediamo alberi, non è una foresta tropicale, la produzione è molto alta. Quindi noi andiamo già a danneggiare un ambiente che è in equilibrio precario. E quindi, tagliando un po' la produzione di carne e possiamo già iniziare a ridurre quella quota di terreno che porta, insomma, mangime per gli animali. Dall'altro lato, però, non dobbiamo essere ciechi e dire, ok, voglio puntare al biologico, per esempio, che mi occupa, non erro, il 45-50% in più dell'agricoltura intensiva. L'agricoltura intensiva, noi la chiamiamo così, forse in un termine anche un'accezione negativa, del termine, però in realtà l'agricoltura intensiva può essere sostenibile se si utilizzano per esempio dei fertilizzanti nelle dosi giuste, dei fitofarmaci che molti chiamano pesticidi, che abbiano comunque un impatto ambientale minimo. Le soluzioni ci sono, il problema è che richiedono o costi elevati, troppo qualità costa, anche dal punto di vista ambientale, scusate. Purtroppo e ovviamente tutto questo porterà nessun allevatore, per esempio, che vive vendendo i propri capi di bestiame vorrebbe ridurre la sua produzione. Ed è quello che sta succedendo in Olanda, nel senso che vogliono tagliare la produzione di carne, diciamo, ma in realtà quindi ridurre i capi di bestiame. Bisogna fare il tutto tenendo in considerazione, cioè non mettendo ovviamente la classe degli allevatori da parte, comunque sia agire da quel punto di vista, e quindi attuare quei sistemi di welfare che possano permetterci di sopravvivere anche Lo stesso, se io allevatore produco poco. certo. Certo, non è così semplice come sembra. Riduciamo gli allevamenti, riduciamo il consumo di carne, è tutto estremamente complicato, anche perché entrano in gioco poi le vite di chi coltiva biologico, di chi alleva in maniera estensiva. Quindi, cioè, è facile dire riduco gli allevamenti estensivi o in generale anche quelli intensivi, però dall'altra parte devi appunto permettere a queste persone di sopravvivere. Quindi ci deve essere di pari passo un welfare che va di pari passo con queste scelte, senza contare che poi, correggimi se sbaglio, anche ridurre gli allevamenti estensivi, cioè che è vero, lì dici l'animale magari sta meglio, però si potrebbero ridurre quelli e di pari passo migliorare la qualità di vita dell'animale di quelli intensivi e in generale ridurre comunque la qualità del consumo di carne. E poi Certo, se ecco. non è. Leggevo un post che forse tu adesso non mi ricordo, i terreni destinati all'allevamento estensivo non sono spesso utilizzabili per l'agricoltura, giusto? Esatto, Quindi nel ridurre senso. l'allevamento estensivo
a vantaggio della biodiversità, nel senso quel terreno ritorna, non so, allo stato primordiale con biodiversità, eccetera, però non è che puoi destinare quel terreno all'agricoltura poi. Certo, no, è proprio così, nel senso qualsiasi cosa che è estensiva, anche l'agricoltura estensiva, che sarebbe praticamente il biologico, se vogliamo, Infatti questo questo non... problema. Ecco, lì là, non c'è un impatto sulla biodiversità, nel senso che comunque non dovrei, forse magari mi sbaglio, perché magari ci potrebbe essere qualcosa, qualcuno più esperto di me che mi corregge, però ecco, è diverso dall'avere ovviamente un animale. Anche appunto lì, chi ha il gatto e lo lascia libero, fa un danno enorme all'ambiente, perché il gatto che va gironzolando sui tetti delle case, poi va a acchiappare il topolino, va a acchiappare il piccione, eccetera, crea un danno alla biodiversità. Però molto spesso le persone non lo sanno. E non, questo non voglio dire che sia meglio il cane del gatto. Semplicemente per dire, un conto è addomesticare un animale, appunto, che può essere un gatto, una vacca, e tenerla in una stalla. Ovviamente non significa che la vacca debba essere sfruttata, bisogna comunque magari lasciarla girare ogni tanto, tanto alla fine ritornano spesso alla stessa stalla, molte vanno addirittura a mungersi da sole. Ci sono dei follower che mi hanno dato delle foto bellissime dove c'è la vacca che va da sola a tirarsi il latte alla macchina, alla mungitrice automatica. Questo per fare un esempio. Che non significa, magari in montagna potrebbe avere un senso, perché alla fine i capi di bestiame che si hanno sono pochi. Genere sono qualche vacca, però quando inizia a diventare una mandria da 20, 30, anche centinaia di vacche, danno enorme. Quindi diventa davvero problematico gestire tutto. Però ecco, qui stiamo un po' esulando dal discorso gas serra, ma insomma è dire sempre il tutto. È tutto molto complicato, sì. Non è di semplice risoluzione il problema. No, Non basta dire no questo, sì questo, cioè. esatto, Ci sono assolutamente. 50 sfumature di grigio, letteralmente, Assolutamente. utilizzando una citazione che dobbiamo prendere in considerazione. Non è tutto bianco o nero. E abbiamo parlato di metano, di N2O e parliamo di CO2, che è quella più comune, però. Per CO2 potrei praticamente parlare per ore. Il problema della CO2 è che, appunto, apro chiudo parentesi sul metano, visto che sì, ci sarebbero anche gli allevamenti, perché forse qualcuno potrebbe anche dire, ok, gli allevamenti producono metano. Però ecco, in realtà anche lì bisogna valutare la quantità sul totale, ma chiusa questa piccola parentesi, Anche qualche altra attività che lo produce. per il metano, Eh sì, oltre. sì. L'allevamento è anche lì ha un ruolo importantissimo, oltre all'agricoltura, come dicevo appunto, per esempio le risaie. L'allevamento è perché le vacche emettono metano sfruttando, perché appunto digeriscono la cellulosa nei loro, uno dei loro quattro stomaci, ci sono dei batteri che producono metano e quindi ruttando letteralmente emettono metano. Ci sono anche animali in natura che emettono metano, per esempio le termiti sono degli animali che per grammo di peso corporeo emettono più metano, quindi addirittura sono peggiori delle vacche o delle zebre, per esempio, che sono peggio delle vacche. Per dire, ma questo non significa andiamo a sterminare le termiti o le zebre. Molto minore. Esatto, per le vacche in questo caso possiamo limitarlo, il problema è che è capire appunto, prima il discorso. Quanto possiamo limitare il tutto. Per la CO2 il discorso è molto più intricato, perché qualsiasi processo di combustione parta da una sostanza organica ti porta alla produzione. E quindi in questo caso il discorso è appunto legato principalmente al settore energetico, per esempio. Il settore energetico fatta per il 75% su tutte le emissioni, sulle emissioni globali di CO2. In termini spesso di CO2 equivalente, si parla in questi termini qui, ovvero in questi conti si prende anche la piccola porzione di metano che potrebbe sfuggire dal gasdotto e viene convertito attraverso una proporzione di molecole di CO2, cioè in quante molecole di CO2 mi corrisponde questa quantità di metano che ho emesso. Quindi si parla di CO2 equivalenti. Il problema è appunto che attualmente stiamo lavorando per ridurre queste emissioni. Quindi lavoriamo tantissimo, si sente tantissimo in questi giorni parlare del settore energetico.
nucleare, di campagne elettorali che hanno portato tutto e di più. E il problema è capire, ad oggi siamo ancora talmente confusi che non sappiamo cosa fare. Ottimo. Io, perché, ecco, ci sono ovviamente gli estremisti, come al solito. C'è chi dice, ok, facciamo tutto nucleare. Oppure ci sono quelli che dicono, facciamo tutto rinnovabili. Il problema è che, come sempre, la verità sta nel mezzo. Nel mezzo che potrebbe essere magari pendente più verso i rinnovabili che più verso i nucleari, dipende comunque dalle circostanze, per dire. Però c'è un ente internazionale che è la IEA, che ha detto, ragazzi, al 2050 ci serve dell'energia che viene prodotta al 90% rinnovabili, 10% nucleare. No. Nel senso, perché questo? Perché le rinnovabili vanno bene dove si possono installare. In un paese, per esempio, che ha tantissimo vento, ha tantissimo geotermico, ha tantissimo idroelettrico, perché non utilizza le rinnovabili? Il problema è che le rinnovabili hanno l'aleatorietà, cioè quella cosa, cioè il sole c'è per mezza giornata, il vento a volte c'è, a volte no, però se mi trovo nel confine tra l'oceano Atlantico e Baltico, per esempio come l'Islanda, all'Islanda c'è il geotermico, quindi poco importa, per la Norvegia o la Danimarca, metto lì, metto qualche paleolica e riesco a produrre. Dall'altro canto, però, ci sono paesi come l'Italia che hanno poco vento, e però intanto facciamo storie per mettere delle paleoliche nel mare. Giusto per aprire una piccola parentesi politica. Ecco, quindi dobbiamo decidere cosa fare del nostro settore energetico, perché attualmente, a parte il gas russo, comunque noi combustiamo tantissime fossili. Carbone, bruciamo gas, per cui non sappiamo come abbattere le nostre emissioni. E quindi si parla di transizione energetica. Il problema è che anche questa deve essere fatta con criterio. Posso andare in Cina e chiedere ai cinesi di darmi pannelli fotovoltaici, oppure andare, per esempio, in Congo per prendere il cobalto e sfruttare i minorenni. Tutto dipende da ciò che vogliamo fare, dalle quantità in gioco, e tutto questo ha anche un impatto ambientale in termini di gas serra, perché l'estrazione di cobalto, per esempio, l'estrazione di litio, di silicio che servono per i pannelli solari, giusto? Sì, per esempio, ma per le batterie, oppure i magneti per le paleoliche, o per esempio in quel caso sono addirittura terre rare, quindi abbiamo il disprosio, il neodimio, cioè elementi che anch'io ho sentito pochissime volte durante i miei studi di chimica. Per tutto questo richiede dell'energia, perché devo fare un'estrazione. L'estrazione non è che prendo tutto, macino e prendo quello che voglio, richiede un'estrazione. Il cemento, se stiamo costruendo, se dobbiamo costruire una diga, ci serve il cemento. Dobbiamo costruire una nuova ferrovia, una nuova strada, una nuova autostrada, eccetera. Ci serve il cemento. Il cemento è uno dei settori più impattanti, così come il settore dell'acciaio. I cavi, meglio, l'istituto della paleolica, molti tralicci sono in acciaio, ci serve l'acciaio. E io, da Tarantino, so il problema dell'Ilva, qual è? L'Ilva è il caso ex Ilva è un caso talmente vecchio quanto nuovo, nel senso si parla ogni anno di Ilva, forse in questi ultimi periodi un po' meno, però ecco, le emissioni in questo caso sono altissime, perché comunque si usa carbon coke per produrre l'acciaio, ovvero carbono, quindi ci emettiamo CO2. Per cui il problema è, si parla di cosiddetti settori in ambito scientifico hard to abate, difficili da abbattere. E ad oggi non sappiamo come metterci mano. E significa, e l'unica cosa che possiamo fare è dire stop alle emissioni. Dire stop alle emissioni però non significa dire da domani la CO2 torna ai livelli preindustriali. Come dicevo, se dicessi stop oggi avrei comunque della CO2. Vuole un bel po'. Esatto, richiede secoli per essere abbattuto. Quindi qui la questione si complica. Oggi per domani è impossibile. Esatto. Dirlo tra nel 2050, vogliamo essere carbon neutro nel 2050? Vogliamo essere carbon neutri nel 2050. Il problema è che... Allora, io sono leggermente pessimista, sono sempre stato pessimista. A volte sono molto ottimista, però in questi casi devo essere pessimista, perché altrimenti verrei deluso poi dalle politiche, e accade spesso.
secondo me non ci arriviamo al 2050 con emissioni zero. Noi come Italia. Anche secondo me. Poi, se dovesse esserci la politica, la rivoluzione del secolo, che dovesse rivoluzionare tutto, alzo le mani. Al momento, conoscendo gli italiani, conoscendo la politica italiana, conoscendo quindi anche la tecnologia che c'è adesso, che magari potrebbe evolvere come non potrebbe evolvere, magari potremmo fare dei passi indietro, perché se la guerra ci sta stroncando le gambe... Infatti. E questo... Come problema, anche solo che mancano i materiali. Esatto, è proprio di questo, apro piccolissima parentesi, notizia di oggi o di ieri sul Financial Times, le paleoliche, il prezzo della paleolica è aumentato e quindi molte compagnie devono licenziare perché per via della guerra, per via di disponibilità di materie prime, non possono produrre al costo competitivo attuale le paleoliche. Infatti la produzione del 2022 di paleoliche è praticamente uguale a quella del 2021, quando in realtà dovrebbe aumentare vertiginosamente perché servono rinnovabili. Però sentivo anche dei pannelli, per esempio, che c'è tante aziende, anche per prepararsi a quello che sarà questo inverno, le hanno richiesti, però non ci sono i materiali e le prime disponibilità di installazione sono alla prossima primavera. Per cui, ecco, vogliamo diventare carbon neutri, ma questo penso sia un problema in generale dell'Europa, per forza sì, perché stiamo parlando, ovviamente quello di cui parlavo dei paleoliche è il settore europeo, perché l'Europa... Certo. L'Europa è ovviamente siamo i paesi più civilizzati, siamo i paesi più ricchi. Il problema è che spesso anche per regolamenti che facciamo per salvaguardare l'ambiente ci leghiamo un po' le mani, il che è giusto e sbagliato, nel senso che bisogna capire un po' come allentare queste misure, perché anche per esempio per la produzione di pannelli fotovoltaici, per dirne una, paleoliche, lì c'è, non sappiamo ora come riciclarli, non dimentichiamolo. Sappiamo come fare, ma non abbiamo i mezzi per farlo economicamente. Quindi anche perché quello produce delle emissioni, anche molto spesso di gas tossici che devono essere abbattuti adeguatamente, però ad oggi i costi non sono competitivi col mercato attuale. Cioè mi conviene più scaricarlo in discarica il pannello fotovoltaico che riciclarlo. Questo significa che non riesco a riciclare i materiali, di conseguenza devo bussare alla porta della Cina e dire dammi un pannello fotovoltaico. Ecco, però io qui tendo poi ad essere un po' molto, molto cinico e spesso anche molto, molto critico. Stiamo spostando il problema nelle mani della Cina adesso. E non perché si abbia qualcosa contro i cinesi, abbiamo assolutamente. Semplicemente stiamo trasferendo il problema geopolitico della dipendenza dalla Russia, lo stiamo portando. Il problema è rendersi indipendente, la soluzione sarebbe rendersi. Esatto. Il poi tocca lo spinoso, proprio per quello si parla tanto di nucleare, che poi ci siano pro o contro, ma comunque si avrebbero grandi quantità di energia relativamente pulita. Poi c'è il problema dei rifiuti, delle scorie, però comunque... Il problema del nucleare ci sta avere i propri dubbi e nessuno mette in dubbio. Cioè, io potrei avere il dubbio sulla paleolica, come tu potresti averlo sulle scorie nucleari, come lui potrebbe averlo sul pannello fotovoltaico. È giusto che sia così, la discussione deve essere aperta, perché se ci fossilizziamo sulla cosa tipo non voglio parlare di nucleare perché è tabù, non voglio parlare di riciclo perché non mi interessa il ciclo delle rinnovabili, non va bene. Altrimenti così ci stiamo prendendo in giro, nel senso prendiamo in giro il cittadino e prendiamo in giro lo scienziato che ci sta lavorando su quelle cose. Ma come dicevi tu prima, per esempio, cosa a cui io non pensavo, che installare effettivamente, tu dici ok, io sono pro paleoliche, no? Faccio l'esempio, tutte paleoliche ovunque, però poi pensi che comunque vanno costruite, energia per costruirle, carenza di materiali nel periodo storico in cui siamo, costi aumentati nel periodo storico in cui siamo, quindi anche probabilmente le aziende non riescono a produrle, quindi c'è anche lì la soluzione sicuramente secondo me, per avviare una discussione costruttiva comunque, per avere dei cambiamenti che poi siano effettivi e accettati e promossi dai cittadini, cioè ci deve essere molta più informazione seria. Non Assolutamente. slogan, cioè che almeno non so negli altri paesi, in Italia, cioè non c'è, a meno che tu non vada a informarti a cercare le cose nello specifico. Certo, e questo è il problema perché in Italia abbiamo il 30% di analfabetismo funzionale. Le persone non conoscono, non,
Cioè, in generale, nel senso che possa essere dall'accendere il computer, cioè l'anziano di 70 anni che non sa accendere il computer, ad avere per esempio una conoscenza più ampia in ogni settore, ovvero anche un pensiero critico, perché molto spesso manca. Gli italiani sono spesso molto tradizionalisti, ed è una critica che ci fa chiunque, anche all'estero. Siamo molto legati alle tradizioni, si è sempre fatto così, continuiamo a fare così, ma in realtà non deve andare in questa maniera. E basti pensare al Pastagate. Vicenda del Pastagate con Dario Bressanini e poi Giorgio Parisi, insomma, premio Nobel, la questione dello spegnere il gas, che dal punto di vista delle emissioni mi cambia pochissimo, però il solo dire alla mamma, alla nonna, spegni il gas, tanto non serve tenere il gas acceso, apri il cielo, per citarvi qualcosa di davvero Ah, certo. su cui siamo legati. Figuriamoci a dire, ragazzi, forse ci conviene riaprire le centrali, oppure ragazzi, dobbiamo mettere il deposito di scorie radioattive perché ce l'obbliga l'Europa, dobbiamo farlo perché produciamo comunque rifiuti radioattivi agli ospedali, però le persone non lo vogliono perché c'è paura e c'è disinformazione sul La tema. paura deriva dalla disinformazione. E poi sì, cioè, è vero, magari anch'io se mi dicessero ti costruisco una centrale nucleare qua dietro, oppure ti metto il rigassificatore che adesso si parla tanto qua dietro, magari all'inizio storco il naso, però poi si tratta di informarsi le fonti giuste, Certo. secondo me poi tutto si ridimensiona, insomma, poi puoi rimandare le tue idee, ma almeno informati, no? Esatto, ma ci sta a essere contro, cioè nessuno lo mette in dubbio. Il problema è quanto promuove la disinformazione, perché io sono il primo a dire che ci sono dati che finiscono in TV, spesso trasmissioni pagate dalla RAI, dove appunto c'è sempre una lotta tra negazionisti del cambiamento climatico, che magari sono anche quelli a favore del nucleare, quindi questo inquina quella discussione, e poi ci sono ovviamente dall'altra parte gli attivisti del clima, per esempio, del cambiamento climatico, gli attivisti di altri settori, che purtroppo non riescono a comunicare, perché quello che facciamo in televisione è sempre alimentare Sì, perché per fare audience. E quello che è un peccato è che ovviamente. loro, perché vabbè, anche sono ricercatrice, di tutti gli scienziati seri viene poi vanificato, è un peccato. Esatto, torniamo indietro di diversi. Ogni passo che facciamo avanti, facciamo poi un passetto di 3, 4 e ci tocca poi ripartire da zero per fare l'informazione. Questo purtroppo è quello che ci succede Torniamo dalle e fonti quindi tornando al giuste. discorso. Ma invece per lasciarci con magari una punta di ottimismo, non so, qual è la seconda, io non ne so niente, magari negli ultimi decenni, anni, una scoperta o l'invenzione di una tecnica, non lo so, o qualcosa che si è, un processo che si è studiato e funziona bene, che potrebbe avere, se non un grosso impatto, comunque un buon impatto a livello ambientale per ridurre qualsiasi tipo di una di queste emissioni. Una domanda difficile. L'auto elettrica. Difficilissima perché ci sono talmente tante scoperte fatte negli ultimi anni, ma anche nell'ultimo ventennio, per esempio. Oppure quella che ti. Che ti... Allora, quella che per me rivoluzionerebbe tutto sarebbe la fusione nucleare. Ma credo che questo non Sì. sia forse l'unico a pensarlo, nel senso è qualcosa che si dice sempre dagli anni 50, no, dagli anni 80 avremo la fusione tra 50 anni e continuiamo a dire che cioè, l'avremo fra 50 anni. Però ecco, secondo me quella sarebbe la scoperta che potrebbe rivoluzionare il settore energetico. Dico potrebbe perché anche lì abbiamo grossissimi problemi. L'altra scoperta che, allora, di quelle fatte attualmente non ne ho una preferita. Per me ogni scoperta fatta ci ha portato a livello attuale, quindi tutte le scoperte attuali lo stesso punteggio, diciamo. Potrebbe essere quella di produzione dell'ammoniaca, anche se ad oggi sta portando all'inquinamento peggiore, ma il processo Haber-Bosch, il famoso processo Haber-Bosch, altre invece per altre scoperte, come per esempio l'elettrolisi, o meglio l'elettrochimica, quindi tutto il settore elettrochimico che ci ha permesso di arrivare ad oggi a produrre per esempio idrogeno verde. Tutto lì, cioè per me sono sullo stesso piano perché ognuna ha dato il suo contributo in epoche storiche differenti. Però se dovessimo riuscire a trovare davvero il metodo per
toccare la CO2, trasformarla in qualcosa di utile, non dico quello che faccio io, magari potrebbe essere tutt'altro, anche lo stesso metano, trasformarlo in altro, per me quella potrebbe essere un'altra rivoluzione, quindi avere delle molecole, come dei processi che con impatto, non dico zero perché secondo me non ci sarà mai, ma impatto minimo riescono comunque a fare grandissimi, a dare quindi un grandissimo contributo alla lotta al cambiamento climatico. E attualmente, quindi, appunto, dicevo, potrebbe essere quel processo che mi trasforma la CO2 in alcol, come metanolo o etanolo, dipende dal tipo di processo, o potrebbe essere anche... Sì, sì, è. Qua, così, al volo, rispondiamo a questa domanda. Ma, Cora dice che sta tornando l'interesse alla fusione fredda. Sì, nel senso che ci sono tantissimi problemi anche lì, sono... In realtà adesso tutta la ricerca è focalizzata sulla fusione calda praticamente ed è quella su cui il processo, su cui i vari progetti sono a livello più avanzato. Sulla fusione fredda ci sarebbero tantissimi problemi, alcuni dei quali non saprei neanche spiegarli perché non sono il mio settore, però ecco, attualmente diciamo forse non conviene mettere tantissima carne a cuocere, specialmente su questo settore, altrimenti torniamo sempre al discorso di prima, facciamo la lotta a dire il mio processo è migliore del tuo e perdiamo di vista poi l'obiettivo, cioè quello di ridurre le emissioni, e possiamo metterci a litigare quale sia il processo migliore. Okay. E direi che è stata una discussione super interessante. Mille, onorato. I temi ovviamente sono amplissimi, per cui... anche sviscerarli poi nel dettaglio, però secondo me già dare un'infarinatura sul fatto, già comunque di informarsi le fonti giuste o già di accendere un pensiero critico quando davanti ci si pongono solo delle bianco-nero o anche solo dare un'idea da cosa deve derivare di Asgasterra, quali sono le attività che impattano di forse più. Forse ho dimenticato una cosa, non ho detto come avviene, come si... Qual è il processo alla base dell'effetto serra? Perché ho parlato del fatto di gas serra, ma non ho specificato come avviene. Brevemente, quindi il sole ci manda l'energia, il pianeta si riscalda, perché la crosta terrestre si riscalda. La Terra, come qualsiasi corpo, emette del calore. Il calore emesso è nel campo dell'infrarosso, vediamolo in questa maniera. Quindi emette una luce, in questa maniera, che è una lunghezza d'onda nel campo dell'infrarosso. L'infrarosso, come dicevo prima, è quella parte dello spettro della radiazione elettromagnetica che mi fa vibrare le molecole. Le molecole di gas serra nell'atmosfera vibrano e trasmettono energia sotto forma di calore, che quindi viene ripreso sulla superficie. È così quindi che avviene l'aumento della temperatura sulla la parentesi. Ricominciamo da capo. Sì, vabbè. Tanto c'è un'altra ora, facciamo fino alle 11. Così. Va bene, dai, allora grazie mille di essere stato con noi. E grazie a voi. Noi ci vediamo alla prossima live che sarà lunedì. E vi ricordo che se volete potete aiutarci condividendo i nostri canali o iscrivendomi su Twitch. Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Grazie.